Riprendiamo, ci siamo interrotti con, si stava parlando della mia esperienza con Chronicle Books. Questa è cominciata circa 2 anni fa, attraverso il lavoro soprattutto di Debbie Bibbo, che è la mia agente americana. Per muoversi nel mondo anglosassone è abbastanza fondamentale avere degli agenti, non lo so perché, è una questione di cultura, loro sono abituati, hanno agenti per tutto, per cui ho contattato diversi editori americani nel tempo, con alcuni, come vi ripeto, ho anche avuto rapporti, di scambi, eccetera. Chronicle li avevo anche già contattati, mi sembra, li avevo già identificati anni fa in un catalogo molto molto interessante. Loro sono un editore colossale, fanno di tutto, fanno libri per adulti, per bambini, molti illustrati per adulti su temi comici, buffi, eccetera. Poi però bisogna riuscire a individuare all'interno dell'azienda, del gruppo, l'editor con cui lavorare, sono tantissimi. Morale, una serie di fortunate coincidenze e l'ottimo lavoro di Debbie ci ha portato a trovare Naomi, con cui lavoriamo da 2 anni. Abbiamo cominciato questa collaborazione. Benjamin Shaw è l'illustratore, lui penso lo conosciate. In Italia non credo sia molto tradotto quello che fa, ma in Francia è una star, ha illustrato decine e decine e decine di libri, illustra riviste, illustra di tutto. Questo è un libro, uno di quei libri che in Francia chiamano libri catalogo, cioè non racconta una storia, ma è semplicemente un po' una collezione di... A me piace molto questo format, quindi un po' utilizzando questa scatola, questo contenitore, ho scritto diverse cose nel tempo. Questa è una collezione di scuse per non aver fatto i compiti. Quindi c'è questa maestra che chiede perché non hai fatto i compiti e il bambino spiega. Innanzitutto perché un aeroplano pieno di scimmie ha fatto un atterraggio di emergenza nel giardino di casa, un robot impazzito ha distrutto il quartiere, gli elfi gli hanno rubato le penne e le matite. Come spesso accade nei libri per bambini, e già in alcune cose che abbiamo visto questa mattina, c'è nelle illustrazioni un po' una sottonarrazione. Questo è il lavoro, il divertimento, il diritto del disegnatore. Come ripeto spesso, il suo lavoro non è ricalcare il testo, ma interpretare e anche aggiungere un qualche cosa. Aggiungere personaggi, per esempio. Qui Benjamin ha aggiunto un cane che non fa assolutamente nulla di utile rispetto alla narrazione, nel senso che a me non serviva nessun cane, però è un personaggio che gira, che fa qualche cosa che si vede praticamente in tutte le immagini o forse proprio in tutte le immagini, e quindi il gioco del bambino a un certo punto può essere semplicemente seguire, vedere, rintracciare che cosa sta facendo il cane. Perché non ho fatto i compiti? Beh, perché sono stato rapito da un UFO. Proprio mentre stavo cominciando a fare i compiti, siamo stati attaccati dai vichinghi. In una narrazione di questo tipo, chiaramente non si può procedere, cioè ci può essere una frase ripetuta, ma non si può ripetere la stessa frase, non ho fatto i compiti perché, per tutto il libro. Dal punto di vista, letterario, bisogna rompere un pochettino il ritmo ogni tanto. Infatti qua l'ho fatto con lui stava cominciando, non è che non gli abbia proprio fatto, stava cominciando, poi è successo qualche cosa. Vi racconterò poi un paio di questioni sulla cultura americana, le vediamo più tardi. Anche dal punto di vista delle illustrazioni c'è un po' la rottura del ritmo, per cui ogni tanto vedrete delle pagine doppie, perché sennò fare immagine per, mi pare siano 32 o 40 pagine, diventa un pochettino noioso, e questo ci ha dato l'occasione di fare una bella doppia tavola con lucertole giganti che invadono il quartiere. Poi la medicina che il dottore mi ha prescritto per la tosse mi ha fatto uno strano effetto. Poi c'è questa che è una delle mie preferite. Ho passato il pomeriggio ad aiutare mio zio a costruire una macchina automatica per fare i compiti, ma quando abbiamo finito non funzionava. E poi c'era il funerale del gatto, il mio cane è stato inghiottito da un altro cane, abbiamo passato il pomeriggio dal veterinario. Poi ci sono degli evasi che sono scappati dalla prigione e poi tutta una serie di altre situazioni. Qui siamo più o meno alla metà e c'è una battuta, una gag ribattuta 2 volte, perché c'è un pop-up
a un certo punto in basso compare la maestra, che ribatte alle scuse del bambino, per cui il bambino dice: abbiamo trovato un pinguino e abbiamo dovuto portarlo al Polo Nord. Ma la maestra saccente spunta dicendo: ma i pinguini abitano al Polo Sud. Appunto, quando ci siamo accorti di aver sbagliato polo, abbiamo dovuto fare la strada per... Poi trovano il petrolio, vengono rapiti dal circo, gli succede un po' di tutto. Ho dato tutte le mie matite a Robin Hood. Poi un famoso regista ha scelto la mia cameretta come set per il suo prossimo film. Degli strani uccelli hanno fatto il nido sopra il tetto di casa. Ah, e poi abbiamo di nuovo avuto quel problemino con le piante carnivore. Poi ovviamente ogni tanto capita di dover aiutare i vicini a ritrovare i loro armadilli. E poi il coniglio di mia sorella mi ha rosicchiato tutte le matite e i quaderni. Qui Benjamin si è fatto prendere, quindi cioè, dall'iperrealismo, perché poi è vero, i conigli in casa rosicchiano qualsiasi cosa, c'è cioè il coniglio che ha rosicchiato più pareti, poltrone, qualsiasi cosa. E mio fratello di nuovo ha avuto quel suo problemino, ogni tanto licantropizza. Tutte queste gag erano già incluse nella scrittura. E poi una cosa molto americana, anche se l'editor ci ha detto che non è poi così americana, ma l'America è talmente grande, ci sono le regioni dei tornado, come qua non so, c'è la regione delle cozze, e qua c'è questo tornado, tornado che ha aspirato via tutti i libri. Anche in un libro così, con una collezione di gag, di battute, oppure ci sono dei libri, diciamo, catalogo, che invece non sono comici, ma magari più romantici, o più tristi, o più... insomma non divertenti, poi ci vuole chiaramente una chiusa, un finale, e quindi qui si prepara la fine, la maestra che gli chiede, no, il bambino chiede, vede la maestra un po' perplessa, la maestra non crede a nessuna di queste fandonie, il bambino si stupisce come tutti i bambini, chiedendo perché non crede alle sue storie, e la maestra risponde: perché ho letto il tuo stesso libro. Come? No. Ci sono tutte le scuse per cui Steve è in... E qui ci sono poi piccole aggiunte che abbiamo fatto, nel senso che è un libro apparentemente semplice, ci abbiamo lavorato tantissimo. Già l'ordine delle gag, delle battute è stato montato, smontato non so quante volte per fare in modo, diciamo, di costruire la sequenza migliore possibile. Soprattutto abbiamo scelto le immagini che sarebbero state una doppia, e a questo punto la doppia doveva cadere, diciamo, un po' nei punti strategici del libro. E poi, insomma, quando si lavora su un libro comico per tanto tempo, ti viene voglia di... A un certo punto è come raccontarsi la stessa barzelletta 10.000 volte, quindi ti viene voglia di cambiare, di aggiungere, possiamo fare ancora un pezzetto, possiamo fare ancora un pochino. Quindi qui abbiamo aggiunto, è una sciocchezza, ma la pagina con il compito del bambino. Una piccola cosa c'è, cioè sulla quarta di copertina, è una prescrizione che spiega in sostanza il contenuto del libro. Questo è un libro di scuse per non aver fatto i compiti. Attenzione, ogni scusa può essere utilizzata solo una volta. È una sciocchezza, ma... il secondo libro sta per uscire, mi pare che lo stampino in America questa settimana, dovrebbe essere penso in Italia tra qualche mese, perché tutti i paesi che hanno comprato il primo stanno comprando il secondo, quindi è stato un libro di successo, insomma siamo contenti. Fuori streaming vi farò vedere, insomma, un po' l'esclusiva del nuovo libro. Qua vi posso raccontare, non so se può interessare in qualche modo, quello che può essere un pochino l'intervento dell'editore americano rispetto a questo lavoro. Chiaramente hanno apprezzato il nostro lavoro, poi ci sono in ogni, diciamo, paese che vai, si dice proverbio, usanza che trovi, quindi nel momento in cui ci si mette a lavorare in un paese bisogna un po' calarsi nella cultura di quel paese. Io l'ho fatto con la Francia, perché già ho modellato in qualche modo, anche senza forse volere, senza sapere, il mio modo di scrivere e di immaginare le storie su quello che capitava lì. Penso che uno dei motivi per cui sono riuscito a lavorare in Francia e anche in altri posti fondamentalmente sia che non sono molto italiano in quello che faccio, cioè nella mia formazione forse c'è poco di
di tipicamente italiano. Almeno io vedo tanti ragazzi, anche colleghi, piuttosto che studenti, persone che scrivono, che vorrebbero lavorare in Francia, leggo i testi e ci vedo tutta una serie di riferimenti molto profondi ai quali uno magari non fa tanto caso, no? Alla cultura italiana, te ne rendi conto solo se, come dire, vai fuori e poi torni, che ci sono delle cose che non sono proprio... basta poco, basta, non so, la caffettiera, colazione, piuttosto che... io ho sempre cercato di scrivere storie più universali possibile. Chiaramente l'ho fatto in principio semplicemente perché lo facevo, adesso magari lo faccio con un po' di intenzione in più, nel senso che so come funziona un po' il mercato. Con gli americani devo dire questo libro ci è servito, mi piace raccontarlo perché è stato piuttosto faticoso, ma è stato anche divertente. Ci è servito per prenderci le misure, perché ho imparato, noi tutti siamo cresciuti imbevuti di cultura americana, perché dal dopoguerra in poi la televisione, i cartoni animati, la musica, il cinema, il fumetto, cioè l'America ci ha molto invaso e pervaso. Quindi cresci convinto di conoscere perfettamente la cultura americana. Tutti quelli che vanno in America ti raccontano la stessa cosa, cioè di non vedere niente che li stupisca. Perché ti giri e ti sembra di essere in un film, in un telefilm, cioè qualsiasi cosa vedi lo hai già visto. Solo la cosa stupefacente è che ce l'hai lì. Però effettivamente siamo abitati dalla cultura americana e questo ti illude di conoscerla profondamente. Mentre invece l'America innanzitutto è molto grande, l'America non è solo New York e soprattutto non è solo i film di Woody Allen. E questo beh, l'ho imparato insomma nell'anno di lavoro, soprattutto... quello che è il libro per bambini non è altre cose. Questo vale anche in Europa, ma in America in modo particolare, nel senso che i libri per bambini là sono, e in generale nel mondo anglosassone, sono proprio molto per bambini. E l'idea che gli anglosassoni in generale hanno dell'infanzia è un pochettino discosta, un pochettino diversa da quella che abbiamo noi. Per, diciamo, banalizzare, semplificare un pochettino, nei libri in Europa in generale, nei libri per bambini, si parla un po' di tutto. Poi magari c'è chi pensa, come dicevi tu prima, ma questo non mi sembra tanto un libro per bambini, però c'è chi lo fa e c'è chi lo compra. Ci sono dei libri un po' strani, un po' estremi dal punto di vista grafico, estetico, per i temi che trattano. Chiaramente poi ogni genitore, ogni adulto che ha a che fare con bambini sceglie, c'è chi compra solo i classici o favole rassicuranti, c'è chi invece condivide con i bambini libri che magari trattano temi un pochettino più adulti, più importanti, più da discutere, insomma da dibattere insieme. In generale gli anglosassoni sono un po' più classici, mi sembra che abbiano un'idea di infanzia, proprio infanzia, fino a una certa età non si parla di determinate cose. E poi ci sono tante piccole cose, insomma, che fanno parte del loro vedere l'infanzia, che ci hanno corretto, insomma, in questo libro abbiamo commesso una quantità di gaffe morali. Quindi se cercate la pagina di Benjamin Shaw su Facebook, lui ha un blog, eccetera, eccetera, lui ha postato, per esempio, l'originale, l'immagine originale che aveva fatto degli elfi. Gli elfi hanno matite infilate un po' dappertutto, ed era proprio dappertutto. Ce n'era uno che hanno rimosso, insomma, ci hanno chiesto se era possibile toglierne uno, perché questo genere di scherzo, di humor, eccetera, non passa più di tanto. Nei libri francesi, insomma, scherzare su determinate cose è un po' più comune, quegli anglosassoni ancora no, però va bene, insomma, ci si adatta senza problemi, quindi la matita è stata rimossa con cura. Una cosa che questa mi ha proprio stupito, però devo dire, bisogna, quando lavori con qualcuno che ha delle origini diverse, eccetera, eccetera, non è solo questione di intendersi con la lingua, bisogna veramente calarsi nella cultura. E qui, per esempio, in principio loro sono attaccati dagli indiani pelli rosse e loro non hanno voluto gli indiani, hanno un po' rimosso tutto quello che è la storia, la relazione con gli indiani, e quindi abbiamo detto vabbè, vichinghi va bene. Sì, sono rimaste le frecce, tutto qua. Con il loro abbigliamento ricorda un po' gli indiani. Non ho capito, scusami. L'abbigliamento della mamma, del papà e del bambino. Ma sì, questo, ma perché questa è una scelta di Benjamin, in effetti
come dire, ha vestito i personaggi in un modo un po' retro, ed è una cosa che tra l'altro a loro è piaciuta tantissimo. Gli fa impazzire il fatto che questo bambino moderno, i capelli a ciuffi, sia vestito in abitino con la cravatta, è un po' bizzarro. Però abbiamo rimosso gli indiani. Sono, sì. Abbiamo il microfono che gira. Questa cosa qua su editoria anglosassone abbiamo già sentito parecchie volte anche durante lo storytelling, però mi sembra strano, effettivamente in America, se vediamo la cultura popolare e la televisione, sono molto spinti là e non ci sono tutti questi limiti, e solo la carta stampata rimane allora così. Infatti questa è limpida e... questa è l'opposizione, diciamo, quando poi racconto queste cose che fanno tutti, no? Tutti dicono, però se guardi quello che passa in televisione, però la televisione non è i libri. Ed è poi magari in misura un pochettino diversa, ma non è poi così lontano da quello che capita qua, nel senso che, parlando volgarmente, in televisione passano tette e culi tutto il tempo, passa qualsiasi cosa. Il filtro dei genitori non è sempre così, così presente, cioè non riesce a impedire, cioè se la televisione in casa è difficilissimo impedire ai bambini di vedere certe cose, che vivano in modo stagno. Conosco tanti genitori che per esempio non fanno vedere cartoni animati ai bambini ma soltanto DVD, però i bambini in casa passano, cioè certe cose comunque le vedono, è molto difficile impedirglielo. In televisione passa di tutto, passa una cultura anche molto violenta, poi banalmente il telegiornale, quello che succede al telegiornale, cioè la finestra sul mondo, è molto difficile proteggerli, però quello che è il libro è il libro. Il libro è un po' un oggetto sicuro che i genitori vogliono dare in mano con tranquillità, poi forse anche con la tranquillità di non sentirsi fare troppe domande. Secondo me poi prima o poi i bambini quelle domande lì te le fanno, nel senso che i bambini vogliono sapere come nascono i bambini, fratello, sorellina, vogliono sapere... Sì, esatto. Non lo so, è una scelta, nel senso è una scelta quella di, come dire, creargli un po' un'ampolla, di isolarli un pochettino. Devo dire anche, per esempio, con i francesi mi è capitato, ho cominciato a scrivere dei romanzi per i preadolescenti, quindi diciamo 10, 11, 12, 13 anni, una cosa del genere, dove c'è molto dialogo, quindi sono libri buffi, comici, eccetera, eccetera, e ho osato, non dico grandi parolacce, però qualche espressione un pochettino più forte, mi hanno assolutamente cassato. Mi hanno detto no, a questo livello d'età no, proprio perché è il momento in cui i bambini cominciano anche prima a dire parolacce, però insomma verso i 12 cominciano ad avere un linguaggio un pochettino più volgare, è perfettamente normale, come perfettamente normale che lo facciano quando l'insegnante e i genitori non sentono, perché invece quando c'è l'adulto li ridimensiona un po', perché se cominciano con le parolacce 12 anni, insomma l'escalation poi li porta ad avere una volgarizzazione del linguaggio che può arrivare ad estremi molto rapidamente. Mi hanno detto assolutamente no, perché proprio l'età in cui per affermazione del carattere eccetera eccetera cominciano a dire molte parolacce, se trovano, il libro è considerato ancora un oggetto sacro, se trovano anche mezza parolaccia su un libro, come una specie di lascia passare, che è capitato anche a noi, perché io mi ricordo perfettamente, perché il libro era questo oggetto, no, candido, se in un libro c'era scritto culo, allora si può dire culo, no, cioè, attenzione, mi ricordo, no, sul dizionario si cercava le parole, no, c'è scritto sul dizionario, sì, c'è scritto sul dizionario, questo non vuol dire che tu possa dire culo tranquillamente, e rimane, c'è anche scritto espressione volgare, vuol dire che magari in chiesa o parlando con gli adulti, se vuoi essere romantico, che ne so, cioè sai che sei volgare, quindi io ti impedisco di essere volgare perché non voglio che tu ti esprima in modo volgare. Però quando sei ragazzino, a culo, c'è scritto culo, quindi è Zanichelli, culo. Quindi effettivamente bisogna poi prevedere un po' le reazioni dei bambini. Ripeto, poi
era quasi un desiderio, non so, di essere più vicino ai ragazzini, più moderno, più... e mi hanno detto no, puoi anche farne a meno. Poi, sinceramente, nel filo narrativo, in quello che racconti, la parolaccia non è fondamentale, non serve, perché non era, per esempio, il personaggio che dice sempre parolacce e che quindi si distingue dagli altri, quindi diciamo il modo di parlare aveva una qualche importanza, era solo un intercalare, un'aggiunta, una gag, una battuta, quindi lì abbiamo sostituito in modo che fosse comico, però non volgare. Rispetto alla cultura americana, sì, c'è questo gap, in qualche modo, che risentiamo molto noi, ma che io penso risenta chiunque sta distante da qualsiasi altra cosa, nel senso che il nostro modo di fare, di comportarci è piacevole, ma ci sono delle cose che chiaramente loro sono lontani, non capiscono, e viceversa, insomma. No, mi sembra strano proprio perché Italia, come hai detto tu, è un po' stata invasa dalla cultura popolare, perché io non sono italiana, sono russa, e diciamo noi abbiamo sempre questo polo contraddittorio con l'America. Infatti noi non abbiamo questi contrasti, nel senso che non siamo invasi così tanto dalla cultura americana dal punto di vista del cinema, magari merchandising piuttosto. Insomma, e non c'è, per editoria, effettivamente non ci sono questo tipo di problemi. Abbiamo altri problemi, ma questo tipo di problemi. Ma infatti tutti abbiamo dei problemi. Io ogni volta che parlo, spero simpaticamente, io non voglio assolutamente criticare, cioè sto benissimo nel lavoro con gli americani, mi piace molto quello che facciamo, stiamo facendo insieme. E ripeto, questo libro mi ha procurato diverse sorprese, insomma, ho imparato diverse cose che mi saranno utili. In seguito anche loro si sono scusati enormemente di tanti cambiamenti che ci hanno chiesto, e non c'è motivo, nel senso che poi ogni paese ha la sua cultura. Mi è capitato di altre traduzioni di ricevere richieste certe volte un po' strane, imbarazzanti, che non abbiamo capito, perché quando traduci un libro traduci non soltanto la lingua, ma traduci tante cose. Qui abbiamo lavorato direttamente, però quindi non abbiamo tradotto, il libro è scritto in inglese, eccetera eccetera, però di fatto tutta l'equipe europea, per cui abbiamo dovuto tradurre un pochettino una mentalità. Alla fine è nato un prodotto divertente, la serie a cartoni animati dovrebbe essere tratta da questo libro, poi non so che cosa succederà. Già da questo è stato tratto un Doodle Books, che è un libro di attività, un libro da colorare. E per esempio una cosa che ci hanno chiesto è di estendere alcune gag a fumetto, quindi alcune di queste pagine sono diventate un fumetto, e quindi quello che ho dovuto immaginarmi era, per esempio, cosa succede prima di questa scena. Tra parentesi, se questo libro dovrà uscire in Russia, qua va sostituito di nuovo, perché i vichinghi devono essere censurati, perché noi siamo più vicini ai vichinghi, rimetterli infatti in indiani. Infatti quello che poi capita, più, no, più ti estendi, più ti espandi, più ti muovi. È l'unica magari censura che dobbiamo uscire. E più capita che ci sia qualcuno che ti chiede, no, rispetto a... Infatti qui, per esempio, alla fine, cioè, è abbastanza improbabile che i vichinghi attacchino, eccetera eccetera. Nel fumetto si spiega che cosa sono i vichinghi. C'è praticamente una specie di fiera, una di quelle fiere di rievocazioni storiche, in cui i personaggi sono in costume, eccetera eccetera. Ci sono due gruppi che fanno rievocazione storica, che bisticciano su chi abbia il costume migliore, e loro devono votare, e una volta che hanno votato, quelli che hanno perso si ribellano, attaccano la famiglia. Stupidaggine totale. Poi, involontariamente, noi non abbiamo pensato questo libro come il primo di una serie, mentre invece ce ne saranno almeno tre, e quindi involontariamente abbiamo costruito dei personaggi che torneranno. Quindi questo zio inventore, per esempio, sarà inventore anche nel secondo, poi nel terzo. Una cosa curiosa... Scusa, quelle in Italia hanno le stesse illustrazioni, identiche. Sì, non mi sembra che ci siano cambiamenti. Qui una piccola cosa buffa è che ci hanno concesso il funerale del gatto, che è un tema un po' hard, però hanno rimosso la croce, che è un po' un'icona, non lo so, tu pensi cimitero, ti viene normale pensare alla croce, loro preferiscono, per esempio, non avere simboli religiosi, fa parte della loro cultura, che già sapevo, però poi sono di quelle cose che sai, come sai che
in Francia si compra il pane e si porta a casa sotto l'ascella, la prima volta che però ti danno il pane con un pezzetto di carta rimani un po' imbalsamato perché ti aspetti il sacchetto. Poi in realtà anche loro adesso, almeno a Parigi un po', i sacchetti si vedono. E in America non amano, nei luoghi in generale pubblici, bar, posti di lavoro, eccetera, non si parla di religione, non si parla di politica, non si parlano di certe cose. Qualcuno mi ha fatto un'opposizione molto simpatica rispetto a questa affermazione dicendo ma non è vero, il presidente conclude ogni discorso dicendo God bless you. La risposta secondo me è non ha mai specificato quale. L'America è comunque un paese religioso, poi ognuno. Insomma, qui ci sono piccoli dettagli. Poi fuori streaming vi farò vedere un pochettino il nuovo libro. Devo dire che la questione dello streaming ha un po' cambiato la mia scaletta, quindi ci sono un sacco di cose che avrei voglia di farvi vedere immediatamente e invece le dobbiamo vedere al pomeriggio. Approfittiamo magari se avete qualche domanda, avete qualche cosa che possiamo approfondire. Nel frattempo vi faccio vedere, per curiosità, se vi interessa, questi sono i primi schizzi. Io qualche volta, come vi ho accennato, faccio lo storyboard delle mie storie, ma è perché io ho questo passato da disegnatore e perché sono un rompiscatole, nel senso che poi intervengo abbastanza nella parte di lavoro dell'illustratore. Penso di essere abbastanza, per contro, abbastanza aperto come autore, nel senso che ci sono poi molti colleghi che considerano un po' sacro e intoccabile quello che scrivono. Io lascio sempre le porte abbastanza aperte, quindi se da un lato metto le zampe nel lavoro del disegnatore, dall'altro l'illustratore hanno sempre fatto lo stesso con i miei testi, idem gli editori che partecipano, non dico alla stesura, però fanno delle domande, fanno delle posizioni, fanno delle richieste, quindi è un lavoro abbastanza di gruppo. Quindi non è per niente obbligatorio per un autore fare uno storyboard, assolutamente, lo è per gli illustratori ovviamente. Che uno disegni rapidamente a schizzo o che faccia, non so, i quadri a olio di Maurizio Quarello, tanto per fare il nome di qualcuno che conoscete, che abbiamo citato e con cui ho lavorato piacevolmente, bisogna partire sempre dagli schizzi, perché chiaramente si fa una maquette, uno storyboard, serve a tutti a vedere un po' come si muove il libro, si può migliorare qualcosa, se c'è qualcosa di sbagliato, eccetera, eccetera. Ma qui l'illustratore ha praticamente riprodotto i tuoi disegni, però si fa il mano. No, questi sono gli schizzi di Benjamin. No, quando io non ho fatto nulla, anche perché Benjamin, ognuno poi lavora un po' modo suo, quindi noi abbiamo perso un libro con Benjamin proprio perché io avevo fatto la maquette e gli ho detto mi piace tantissimo ma per farlo devo dimenticarmelo, cioè non posso, cioè adesso sarei tentato, avrei i tuoi disegni in testa, e lì ci siamo bruciati un libro, una possibile collaborazione. Allora abbiamo imparato con Benjamin non possiamo mandare la maquette. Qua in ogni caso non l'avevo fatta, quindi semplicemente io ho scritto il testo con le note che vedevate stamattina prima della pausa in rosso rispetto a piccoli dettagli, piccole cose che erano importanti si vedessero nelle immagini, poi ha lavorato in piena autonomia. E però vedete invece che sì, praticamente negli schizzi ci sono già le immagini quasi definitive, nel senso che non ha cambiato moltissimo. Qui per esempio l'immagine del funerale semplicemente ha specchiato, ha flippato l'immagine a destra e a sinistra. Non c'era il gatto e ha aggiunto la gag, si vede proprio il gatto che esce dalla scatola. Quindi i topi forse poi non li ha messi, perché chiaramente ci sono delle cose magari in più o in meno. Qui se riesco, vediamo se la trovo subito, vi faccio vedere un piccolo cambiamento, forse no. No, volevo farvi vedere ma non so se, no, non lo trovo così al volo. Era divertente perché questa immagine definitiva l'ha fatta diverse volte e
praticamente c'era il bambino con espressioni diverse, quindi si vedeva praticamente ha aggiunto il bambino sul livello separato, sullo sfondo, quindi i personaggi andavano bene, ma in principio non mi ricordo che cosa facesse, gli hanno chiesto se si poteva cambiare un piccolissimo dettaglio, e poi vedete che grosso modo le immagini sono quelle, questa del tornado è un pochettino cambiata. Ah, questa è quella nuova del funerale. Qua, per esempio, questa è stata rimossa perché era il bambino generoso che donava matite e penne ai poveri. E il fatto di alludere ai poveri, ai barboni, eccetera, eccetera, non rientra nella loro policy, nella loro etichetta, hanno preferito di no, abbiamo fatto dell'altro. Poi ci sono un sacco di gag che non abbiamo inserito, perché quando si fa un libro di questo tipo, chiaramente se servono 32 gag se ne fanno 50, quindi già alcune le abbiamo escluse sulla base del testo, altre sulla base dei disegni, visti i disegni sembrava che funzionassero meno di altri. E come vedete, in principio c'era un maestro. Poi hanno detto forse una maestra sarebbe meglio, quindi abbiamo disegnato una maestra giovane, carina, insomma, con gli occhiali anziché il maestro col pizzetto. Qui vedete l'originale rifatto degli elfi. Qua c'era una scena con degli alieni che abbiamo escluso, ma poi abbiamo ripreso nel secondo libro perché l'ho ripescata. Qui ha rifatto la scena della tromba d'aria perché sembrava più bella così. Quindi questo è il lavoro . Dunque, ci sono domande? No? Boh, ci prendiamo allora una piccola pausa, nel senso che in mezzo a tanti libri fiction ho scritto anche un non fiction. Perché più scrivi, più fai questo lavoro, più ti vengono voglie, insomma. E una delle mie tante passioni fino a quando ero bambino sono i mostri, e leggendo tanti libri sui mostri, sui misteri, ai quali ovviamente credevo quando ero bambino, poi io dico sempre, purtroppo ho letto tanto, e poi scopri che il mostro di Loch Ness non esiste, questa grande delusione, non è detto. Una volta un giornalista alla radio francese mi ha fatto. Poi ho capito che era una trasmissione proprio un po' sui mostri, quindi mi ha fatto una serie di posizioni, mi ha fatto tutta la scaletta di ogni singola missione esplorativa che hanno fatto nel lago di Loch Ness e tutte le cose che hanno percepito. Ho detto sì, però scientificamente finché non pescano il plesiosauro, secondo me che abbiano visto delle macchie del sonar. Però era molto arrabbiato, secondo me. Poi non. E mi ha, tra l'altro, di tutto questo libro mi ha intervistato solo sul Loch Ness. Preparatissimo sul Loch Ness. Il principio di questo libro qual è? È che ci sono un sacco di libri che raccontano i mostri, i miti e le loro origini, ma per adulti. Per bambini non mi era mai capitato di leggerne uno, e quindi ho pensato, lo faccio io. Quindi racconto ai bambini che i mostri non esistono. Qualcuno, devo dire, mi ha un po' accusato di togliere il sogno ai bambini, perché i bambini hanno il diritto di sognare, di credere ai mostri. Io qui credo di aver fatto, io ho fatto a modo mio un lavoro onesto, nel senso che ho detto i mostri mitologici, anche della mitologia moderna, perché c'è una bella scaletta che arriva fino ai giorni nostri, non esistono, ma attenzione, questo non vuol dire che non esista il mistero. Il mistero c'è. Cioè noi abbiamo, esseri umani, la presunzione di sapere tutto, di conoscere perfettamente tutto, mentre invece la Terra,
gli oceani, il cielo e l'universo contengono ancora un sacco di misteri e voi sarete quelli che li scopriranno, perché ci sono state epoche, anche recenti, in cui abbiamo creduto a determinati misteri e poi abbiamo scoperto, grazie alla scienza, che cosa c'era dietro. Ci sono ancora un sacco di misteri. Ogni anno si scoprono animali nuovi, fondamentalmente nel profondo dei mari, ma non soltanto. Hanno scoperto in strati dell'atmosfera batteri di cui non si sapeva assolutamente nulla. L'universo, tutto quello che è fuori dalla nostra atmosfera, è ogni giorno una scoperta. Ci sono scoperte sotto i ghiacci, perché quello che c'è sotto il ghiaccio possiamo solo sospettare. Ci sono delle missioni esplorative anche lì, quindi non è vero che non ci sono misteri, quindi tutto conosciuto, non esiste niente da scoprire. C'è un sacco da scoprire, anzi, andate e scoprite. Però nel frattempo dovete sapere che le cose stanno così. Qui si parte. L'illustratrice è Gabriella Giandelli, che è una fumettista italiana molto famosa, l'editore Actes Sud. Per adesso è uscito solo in francese e in Inghilterra per Nobro. E qui si comincia con gli animali proprio della mitologia classica greca, quindi c'è l'unicorno. C'è per ogni animale una pagina che illustra il mito e la pagina dietro con uno stile grafico, quindi un pochino diverso, e piccoli paragrafi spiega che, per esempio, l'unicorno probabilmente qualcuno ha visto questi animali con un corno solo. C'è una gazzella africana i cui maschi si battono per le femmine. Poi in generale nel mondo animale sono sempre i maschi che hanno le corna, perché servono proprio per combattere, per un'affermazione sessuale, insomma, e per avere le femmine. E perdono il corno nei combattimenti. Quindi, visto da lontano, con un corno solo, è stato disegnato come una specie di cavallo con un unico corno in mezzo alla fronte. I principi scientifici delle scoperte in passato erano diversi da quello che sono adesso, e quindi spiego anche adesso, anche questo. Cioè, una volta bastava vedere una cosa da lontano per poter scrivere, adesso, come dire, e da un certo punto in poi, grosso modo dal 7 e dall'800, tante informazioni sono state verificate in modo diverso. È il caso, per esempio, del Kraken, che vedremo più avanti. Ma il corno, c'erano i mercanti che vendevano i corni di unicorno. E c'era un papa, adesso non mi ricordo chi era, non mi ricordo, non mi ricordo, forse non l'abbiamo neanche inserito nel testo. C'era un papa che ne aveva quattro nella sua collezione. E questi erano i denti di narvalo, che è un mammifero marino, che chiaramente all'epoca non c'erano libri illustrati sugli animali, e quindi il mondo era tutto un mistero. Chi viaggiava e portava oggetti da molto lontano, poi raccontava storie. Poi si procede, si va avanti con i ciclopi, poi qua c'è semplicemente la storia del primo dinosauro. Il primo dinosauro scoperto è un iguanodonte. Lo scopre una donna, che è moglie di un ricercatore, ma chiaramente no, no, non era un ricercatore di fossili, la scienza nemmeno esisteva all'epoca, quindi nasce in quel momento. Trova affiorante in superficie delle ossa, scoprono uno scheletro. Lo scheletro verrà innanzitutto per anni, perché siamo nel 800, se non sbaglio, 1822. Lui si chiama Gideon Algernon Mantell. E per credo 20 o 30 anni rimangono convinti che si tratti dello scheletro di un mammifero sconosciuto, perché che fossero esistiti rettili giganteschi non se lo potevano immaginare. La cosa meravigliosa dell'epoca era la lentezza. La cosa che fa è esattamente quello che faremo adesso, facendo una scansione, una foto e inviando una mail. All'epoca si faceva dal vero, quindi prende questo dente, lo manda a un collega. Glielo spedisce per posta e passano mesi prima che lo riceva. Poi il collega scrive, passano settimane prima che il collega riceva la lettera, poi l'altro collega riscrive, cioè c'è questa corrispondenza che dura decenni.
E poi ricostruiscono lo scheletro in principio come un quadrupede con un corno sulla testa, perché pensano a una specie di rinoceronte. Poi in realtà l'iguanodonte è un rettile che camminava sia a quattro zampe che a due zampe. Il corno che trovano in realtà è un unghione, è un'unghia del pollice. E quello che li indirizza verso l'idea che si tratti di un rettile sono i denti, perché sono denti seghettati da erbivoro che non hanno nessuna corrispondenza con i mammiferi, ma impiegano un sacco di tempo. Però quello è, vabbè, un piccolo errore, ma è anche l'inizio di una scoperta, di una scienza. Poi torniamo ai miti classici, ci sono le sirene, c'è il kraken. Il kraken è stato inserito fino, non ricordo a che epoca, mi pare il 1500, in un bestiario, quindi si cominciano a illustrare, a disegnare i bestiari, classificando gli animali esistenti. Il kraken nessuno lo ha mai visto da vicino, ma viene inserito. Viene inserito anche in un altro più tardi, mi pare con il nome di Macrocosmos, e poi scompare perché il principio scientifico di definizione degli animali progredisce. Quindi il kraken probabilmente erano migrazioni di calamari giganti, c'è stato un periodo in cui salivano in superficie. Il calamaro gigante è un animale misteriosissimo, fino a pochissimi anni fa, ma tipo 4-5, nessuno ne aveva mai visto uno vivo, solo morti spiaggiati perché vivono in profondità. Poi adesso, grazie chiaramente alle sonde, ai robot, eccetera, eccetera, è stato possibile anche filmarli, perché chi sosteneva di averli visti vivi li aveva visti in realtà agonizzanti, pescatori in superficie, una volta tirato su non sono mai arrivati vivi da nessuna parte. Poi questo tipo di animale ha la caratteristica di decomporre molto rapidamente, per cui poi una volta portati sulla spiaggia, al tempo di disegnarli o di fare qualche foto, se esistevano le fotografie, e si spappolano rapidamente. Ci deve essere stato un periodo in cui, per qualche motivo, salivano in superficie, occupavano diciamo, l'animale mitologico era grande addirittura chilometri, si estendeva per chilometri e aveva migliaia di tentacoli. La scorsa estate ne hanno parlato un pochettino, poi non ho più visto notizie, c'è stata, pare, un'invasione di calamari giganti, sia sulla costa californiana, sia sulla costa giapponese. Ogni tanto può darsi che salgano in superficie. Poi c'è il mito dei serpenti marini, quello dei draghi, il mostro di Loch Ness. Ci sono diverse storie interessanti. Ci sono mostri, diciamo, molto famosi come Loch Ness, e poi ci sono Ogopogo e i suoi fratelli, io li ho chiamati, perché in realtà di Loch Ness ce n'è praticamente in ogni lago, soprattutto in Nord America, in Scandinavia, ce n'è in Russia, ce n'è in Cina, cioè il lago è un lago brumoso, ispira misteri. Poi si parla di Bigfoot, di Yeti, si parla delle fate di Cottingley. Non sono propriamente mostri, ma sapete che la parola mostro in origine vuol dire meraviglia. Quindi in effetti tutto ciò che è meraviglioso, stupefacente, perché ti stupisce, è mostruoso. Conoscete la storia delle fate di Cottingley? Sono due bambine che nell'Ottocento hanno fatto anche un film molto bello, secondo me, che si chiama Fate, mi sembra. Due bambine nell'Ottocento fotografano delle fate. Sono due cuginette di 8-10 anni, o 10-12, hanno comunque differenza di 2 anni. Una delle due è figlia di un fotografo, quindi un giorno prendono la macchina di papà, vanno nel bosco, perché dietro casa in Inghilterra hanno un bosco, e fanno delle foto che il padre trova nella pellicola. E si arrabbia moltissimo. Dice: cosa avete fatto? Siamo andate nel bosco a giocare, insomma, vede queste foto e le butta via. La mamma le recupera, la mamma frequenta, mi sembra che frequentasse una specie di circolo, all'epoca erano molto di moda, che parlano del paranormale, della vita dopo la morte. Non mi ricordo se fosse la storia reale o quella che avevano poi aggiunto nel film. Mi pare che ci fosse un figlio morto in casa, diciamo nella storia della famiglia, per cui la mamma aveva quest'ansia, era morto giovane, quest'ansia di sapere dov'era, quindi frequentava un po' questo circolo del soprannaturale. In breve, a un certo punto la mamma spedisce le foto a una rivista, che è una rivista un po' scandalistica, che parla di misteri, che pubblica le fate in prima pagina, e a questo punto si scatena il putiferio, perché queste foto sembrano, sono vere, sono delle bambine che hanno fotografato delle fate.
l'evento molto divertente, secondo me, di questa vicenda è che scattano 5 foto ripetutamente, perché poi tornano nel bosco e ne rifanno, e vengono chiamati 2 esperti a giudicare se queste sono foto originali, vere, o se sono state manipolate. Una è un personaggio è il direttore, o addirittura presidente di Kodak, che quindi dirige la massima compagnia produttrice di apparecchi fotografici e pellicole, che esamina le foto e dice che non sono state truccate. Il secondo personaggio è Sir Arthur Conan Doyle, è l'autore di Sherlock Holmes, tutti lo conoscete, conoscete il principio scientifico delle indagini di Sherlock Holmes, ma lui, Conan Doyle, aveva tutta un'altra testa, nel senso che lui in realtà, come tanti della sua epoca, credeva ai fantasmi, credeva al soprannaturale, faceva parte anche lui di un circolo di persone che si interrogavano, insomma, sui misteri, che non c'è assolutamente nulla di male, sulla vita dopo la morte e tutto il resto, e morale lui giudica originali. Il mistero dura per tutta la vita, le bambine che hanno 10 anni moriranno intorno agli 80, le foto sono state battute da Christie's qualche anno fa, ho studiato un po' la biografia, progressivamente ogni 10-15 anni un giornalista è andato a trovarle per chiedergli, ma quelle foto erano vere? E loro hanno sempre detto di sì. Poi una delle due è morta, sono morte tutte e due ormai, l'ultima è morta qualche anno fa e nell'ultima intervista avrebbe risposto 4 erano truccate. E la quinta? Non ha mai detto niente. Sono in realtà, sono delle foto ottenute molto semplicemente, hanno ritagliato delle immagini da un libro, le hanno attaccate a dei rami e hanno scattato le fotografie. Uno dei motivi per cui, avevano sospettato questo fatto, ma uno dei motivi per cui giudicarono che erano foto originali è che non hanno mai trovato il libro da cui avevano ritagliato le foto. Quindi chiaramente la volontà, l'esigenza di credere a certe cose poi ti fa giustificare. Una cosa che avevo letto molto divertente era che c'era un'immagine ritagliata che era piegata dal vento, per cui nelle foto vedete uno dei personaggi più gobbo, più goffo, e allora quella era la fata vecchia. Poi ce n'era un'altra che aveva una specie di tondo, un pallino, in mezzo alla pancia, e qualcuno aveva teorizzato il sistema riproduttivo delle fate a partire dall'ombelico, perché se hai un ombelico c'è il cordone ombelicale, quindi effettivamente le fate hanno una vita, diciamo, riproduttiva simile a quella umana. Quello in realtà era il pallino dello spillo che fissava il ritaglio di carta al rametto. Un'altra storia molto divertente che mi piace raccontare di queste è quella dei gremlins. I gremlins sono delle creaturine, a parte il film di Joe Dante del 1980, prima di questo sono delle creaturine dispettose che fanno parte del folklore irlandese. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli Spitfire e gli Hurricane della RAF, quindi la Royal Air Force, hanno delle pan misteriose. Ogni tanto si spegne il motore, precipitano. Ci sono dei malfunzionamenti inspiegabili, sono aerei appena fabbricati, non si spiegano il motivo. La voce che comincia a circolare è quella che i gremlins, queste creaturine, salgano a bordo e rosicchino gli aeroplani. La cosa che a me fa molto sorridere di questa storia è che ragazzoni, insomma grandi e grossi, poi magari ancora un po' bambini, ma quantomeno era gente che saliva su degli aerei e rischiava la vita, tanti non sono tornati, tanti sono morti per difendere un'idea, un ideale, per difendere qualcun altro, quindi si sono dati, penso senza paura, con grande coraggio, non avevano paura della contraerea nazista, avevano paura dei gremlins. Morale, questa è una voce che circola tra i piloti, ce n'è uno che la renderà pubblica. E scrive un racconto che si chiama Il Gremlin, è il primo di una serie di libri di successo e lui si chiama Roald Dahl. Diventerà il più grande scrittore forse di tutti i tempi, per ragazzi, quantomeno del Novecento. La ragione dei guasti improvvisi? I Gremlins. Durante la guerra
Il materiale degli aerei passa dal legno al metallo. L'alluminio consente delle prestazioni molto superiori, nel senso che gli aerei possono salire molto più alti in quota, salvo che il metallo e la quota prevedono un'esposizione a una serie di fenomeni elettromagnetici totalmente sconosciuti all'epoca. Lo sono ancora adesso. Ci sono strati dell'atmosfera in cui si verificano fenomeni elettrici e luminosi, giustificati, poi chiaramente è facile parlare di schi volanti piuttosto che altro, che ancora non sono stati precisamente interpretati, perché c'è bisogno di tempo, ci sono delle sonde sospese, ci sono ancora degli studi in corso. Noi abbiamo fatto grandi sforzi per uscire completamente dall'atmosfera, e abbiamo fatto bene, ci sono i satelliti, l'uomo è stato sulla Luna e tante cose, però ci sono ancora strati, cioè nella strada per uscire dall'atmosfera ci sono ancora dei misteri stratificati che piano piano verranno scoperti. Quindi il motivo probabile era questo: gli aerei salivano a una certa quota e poi gli impianti non erano isolati per consentire questo, quindi andavano in cortocircuito, si spegneva tutto quanto. Poi ci sono le Jenny Hanover, che hanno una lunga storia, sono delle... Fondamentalmente hanno dal Medioevo in poi costruito tanti buontemponi o truffatori, delle finte carcasse di animali misteriosi, delle finte mummie. Ce ne sono molto belle, risalenti all'Ottocento, mummie di sirena giapponesi. Trovate in internet le foto in bianco e nero, vedete degli scheletri umani fino alla vita e poi l'isca di pesce. Ed era qualcuno che costruiva, metteva insieme questi oggetti che poi vendeva ai mercati. E le Jenny Hanover per lo più sono pesci chitarra. Il pesce chitarra è una specie di razza, ma un po' più lunga, essiccata. Se gli si dà una certa forma prima dell'essiccazione, per esempio questo lo trovate facilmente in internet venduto come mummia di extraterrestre, perché lo sembra. In realtà questa è la pancia del pesce, questi che sembrano occhi terribili sono le narici, poi c'è la bocca. Non ha mani e piedi, però di fatto ha una forma che fa pensare, insomma, a delle braccia, gambe, coda. E poi ci sono un sacco di storie, quindi ci sono... Questi sono i Fearsome Critters, cioè le creature che inventano, di fantasia che inventano i boscaioli americani per prendere in giro i novizi, quelli che arrivano a lavorare nei boschi per la prima volta. Si divertono a mandarli a pescare la carpa pelosa, perché vive in fiumi molto freddi, quindi è la pelliccia. Poi c'è l'uccello che depone le uova quadrate, perché così non cadono, non rotolano dalle montagne. Insomma, c'è tutto un bestiario. Qua ne abbiamo selezionati solo 9. C'è il serpente anello, che quando si sente in pericolo si morde la coda e rotola via. Poi c'è il gatto cactus, c'è il pineapple, che è un uccello che ha un'ala sola e quindi vola in tondo. Poi c'è la vera storia dei lupi mannari, quella dei vampiri. Quindi arriviamo verso mostri umani anche molto cinematografici. Per le streghe c'è la storia delle streghe di Salem. Conoscete, penso, la vicenda di Salem. A un certo punto c'è questa follia, questa isteria che porta a impiccagioni di massa. È un paesino piccolo in cui vengono, nell'arco di una stagione, impiccate, mi pare, 22 persone, compresi dei bambini. E c'è questo fenomeno di isteria inspiegabile che è stato spiegato poi a distanza di tempo come un'intossicazione alimentare dovuta probabilmente alla segale cornuta. La segale cornuta che cos'è? La segale è attaccata da un fungo che è proprio una specie di cornetto nero che spunta dalla spiga, salvo che non è facilissimo da vedere, perché chiaramente quando si fa la raccolta, insomma, si fa in massa, non so come dire, uno non è che sta a guardare spiga per spiga. Questo fungo, se ingerito, ha un fortissimo potere allucinogeno, come se fosse in effetti una specie di droga. Resiste alla cottura, per cui quello che è capitato probabilmente a quel raccolto è che la coltura è stata attaccata dal fungo, hanno fatto la raccolta, hanno conservato i semi, hanno macinato, hanno fatto farina e poi si sono fatti per tutto l'inverno dei tripponi, ho detto, insomma, per alleggerire un po'.
con questo fungo allucinogeno che ha assortito, cioè, se avete letto, se conoscete un po' la storia, le persone erano invasate, vedevano cose, poi l'ossessione religiosa chiaramente ha focalizzato le loro visioni, però sbavavano, schiumavano dalla bocca, erano effettivamente una intossicazione. Quando inviarono la curia, credo che inviò poi non so se un vescovo o chi comunque a controllare, perché cominciava a girare la voce, c'erano questi fenomeni strani a Salem, impiccavano la gente, hanno inviato qualcuno a controllare, ormai il danno era fatto, il raccolto era finito e poi non è più successo. Poi c'è la storia degli zombie di Haiti, anche qui è una storia di droga, nel senso che gli zombie esistono sul serio, il mito degli zombie nasce ad Haiti, dove ci sono i Bokor, che sono degli stregoni, che in sostanza drogano le persone con il veleno polverizzato estratto dalla vescica del pesce palla, che può essere anche mortale, però dosata adeguatamente, praticamente è una specie di una droga che produce una catalessi, quindi una morte apparente. Quindi le persone muoiono, vengono sepolte sommariamente, con veramente un palmo di terra, il Bokor le recupera dopo morte, in uno stato ancora confuso, e le utilizza per le coltivazioni. Quindi diventano degli schiavi drogati, che continuano ad essere drogati, nel senso che chiaramente poi la droga, l'effetto della droga svanisce, le persone tornerebbero normali. Invece somministrando continuamente diciamo questa droga, le persone rimangono intontite di fatto dei morti viventi, e questo è quello che hanno fatto fino a un certo periodo. Poi ci sono altri miti un pochino più moderni, come il Mokele Mbembe, sarebbe un dinosauro che vive ancora in Africa, sopravvissuto all'estinzione, fino ai più recenti. Il Chupacabra è il mostro più recente, un cane alieno che abita i deserti tra il Messico e gli Stati Uniti del Sud e che dissanguerebbe il bestiame. Anche di questo ovviamente ci sono le mummie, ci sono foto. Ho visto un documentario, c'era una signora che ne teneva uno congelato nel freezer. Teneva una testa. Va bene, abbiamo ancora un quarto d'ora? Vi faccio vedere un librettino. Questo è un piccolo librino nella collezione Tête de l'Art, diretta da Antonin Louchard per Thierry Magnier. È una collezione di libri di quadrotti, piccolini cartonati, francese. Una collezione che mi è sempre molto piaciuta perché il formato e la carta, il fatto che le pagine siano cartonate, chiaramente fa pensare a una collezione indirizzata a bambini molto piccoli, ed effettivamente è così. Ma è una collezione modernissima, interessantissima, perché dal punto di vista delle storie, soprattutto grafico, visivo, ha spaziato in modo incredibile, nel senso che le cose che propongono a bambini piccolissimi sono veramente molto varie, quindi vi consiglio di cercarla sul sito. Tra i loro libri ci sono libri illustrati in pixel art, significa tecnica computer a cubettoni, quindi qualcosa che normalmente è rivolto ai più adulti. Ci sono libri illustrati veramente come se fossero platform games, quindi videogiochi. Ci sono libri molto pitturati, proprio croste di colore, addirittura senza storia. Però questo serve ai bambini a prendere già dimestichezza, se vogliamo. Puoi trovare come dire, un uso, una giustificazione per dare i libri in mano ai bambini. I bambini prendono confidenza con il colore, con i disegni, con gli stili, con la pittura, con tante cose, semplicemente manipolando. Ci sono dei libri molto grafici, con pochissimi colori, pochissime forme, c'è di tutto di più, compreso libri fotografici, il mio non è il primo. Io mi sono comprato 10 carri armatini per raccontare questa storia, che è la storia di 10 carri armati che vanno in guerra. È una storia molto semplice, molto lineare, che diventa subito intuitiva, e capirete perché, che al tempo stesso è un gioco, perché c'è un meccanismo che i bambini imparano subito, quindi gli piace poi prevedere che cosa succederà alla pagina successiva. È un libro per contare,
Pare che sia stato molto apprezzato, io non ci pensavo, libri per contare ce ne sono tanti, questo non è chiaramente il primo, quindi libri che raccontano delle storie da 1 a 10, diciamo inserendo una numerazione di qualche tipo. Qui pare che sia stato molto apprezzato perché la numerazione è al contrario, quindi quando un bambino è molto piccolo contare da 1 a 10 chiaramente non è difficile, insomma imparano presto, già da 10 a 1 comincia a essere un po' più una prova e questo è piaciuto molto. In tutto questo c'è anche un piccolo messaggio alla fine, anche se per bambini molto piccoli, il libro parla di guerra. La storia è questa, ci sono 10 carri armati che vanno in guerra e a un certo punto del loro viaggio, del loro cammino, attraversano un laghetto. Dopo questo laghetto cominciano a succedere delle cose un po' strane. Per esempio, uno diventa rosa a pois. Ora capirete che vestito così in guerra non può andare e quindi ne rimangono 9. E questa è la seconda pagina, i bambini ti prevedono, ti dicono già, ne rimangono, quindi è un gioco, no, nella ripetizione al quale partecipano volentieri. Quindi ci sono 9 carri armati che vanno, piccoli carri armati che vanno in guerra, uno a un certo punto restringe, diventa minuscolo, è piccolo così, capirete che non ci può andare, quindi ne rimangono 8. Ci sono 8 carri armati che vanno in guerra, a uno spuntano delle zampe pelose, è troppo strano per andare in guerra, quindi ne rimangono 7. Uno, per un motivo che non sappiamo, comincia a camminare a marcia indietro e quindi ne rimangono 6. Uno fiorisce, mi sembra evidente che ne rimangono 5. A uno spuntano le ali e se ne va e quindi ne rimangono 4. Uno a un certo punto decide che diventerà un venditore di gelati e quindi ne rimangono 3. Uno pensa di essere una vecchia tegliera inglese e visto che sui campi di battaglia di solito non servono oltre le 5, rimangono 2. Uno diventa invisibile e ne rimane 1. C'è un piccolo carro armato che va in guerra. E a un certo punto gli succede una cosa strana. Dal cannone gli spunta una trombetta. E lui pensa, una trombetta! Avrebbe sempre voluto suonare la trombetta quando era bambino. E allora se ne va, suona la tromba. Pazienza per la guerra. Thierry Magnier. Thierry si scrive T-H-I-E-R-Y, Magnier, Magnier, come mangiare. E loro si sono distinti negli anni, adesso fanno parte del gruppo Acta Sud, che ha acquisito Magnier e anche altre editrici come Elium, altre piccole case editrici che si sono sempre... Acta Sud è un mega gruppo, quindi è una casa editrice che fa di tutto, fa anche libri per bambini, fa fiction e non fiction, piccoli, grandi, fa di tutto un po', è anche un gruppo di distribuzione, quindi è, non lo so, un equivalente italiano, Feltrinelli, Mondadori, è un grosso gruppo. Ha acquisito una serie di piccole case editrici indipendenti, tra cui Thierry Magnier, che si è sempre distinto per libri molto belli, molto particolari, molto personali, molto curati a livello di storie, di sperimentazione, di illustrazione. Poi, prima della pausa, vi faccio vedere ancora questo. Sì. Le perroquets de l'empereur. Nobi Nobi è una piccola casa editrice francese specializzata in libri che parlano sul Giappone, del Giappone. Quindi, è stato facile, insomma, che apprezzassero questa storia perché ha per protagonisti gli animali dello zodiaco cinese-giapponese. Nobi Nobi. In francese Nobi Nobi, anche se in realtà è giapponese, però vabbè. L'illustratrice è Chaki Miyamoto, è una ragazza giapponese che conosco da diversi anni, che abita a Lione, quindi poi
che ha partecipato moltissimo all'ideazione di questo libro, perché in principio doveva essere una scusa per conoscere le feste del, diciamo, del calendario giapponese. Poi, mentre ci lavoravamo, abbiamo scoperto che era uscita una cosa un pochettino simile, e quindi è diventata un'altra cosa. Questo è un libro un po' come quello su... è un po' una guida del Giappone, è un libro un po' multistrato, molto semplicino, immaginato forse un po' più per i piccoli rispetto ai libri di Parigi e Venezia che ammiccano ai grandi. È un libro in cui ci sono tante cose. Di base c'è una storia molto semplice, buffa, lineare. È scappato, siamo nel palazzo dell'imperatore, risuona un grido, è scappato il pappagallo dell'imperatore. Quindi i 12 servi più fedeli vengono chiamati dall'imperatore per recuperarlo. E i 12 servi sono, non viene detto, gli animali dello zodiaco. Era un pochettino più sensato che lo fossero nella versione delle feste, perché le feste si svolgevano, diciamo, durante il calendario, durante l'anno, per cui per ogni mese c'era una festa, per ogni mese c'è un animale, eccetera, eccetera. Però poi abbiamo cambiato. Questa è ancora la versione non definitiva. Adesso forse questa è la definitiva. Esatto. E quindi in sostanza vanno in diversi posti e ogni personaggio sta quasi per prendere il pappagallo, ma poi gli succede qualcosa, scivola, si distrae, si ferma a comprare lo zucchero filato. Quindi grosso modo questa è la storia di base. Su questo vediamo delle, diciamo, delle location diverse. Qui c'è una nota che non fa parte della storia, la storia è solo poche righe. Qui c'è una nota in ogni pagina che racconta un po' il luogo. Quello che ha aggiunto Chucky sono dei piccoli fumetti, nel senso che ci sono dei fumettini e in ogni pagina i bambini possono imparare, non so, 2-3 paroline in giapponese. Il libro ha una ventina di pagine, quindi alla fine se ne viene fuori con un piccolo dizionario. Non so perché è così lento a stringere, scusate. Allora. Ok. Alcune località corrispondono anche a delle feste, per cui qui per esempio c'è Omori con questa specie di parata di carri di lanterne. Non so bene come vengono costruite, credo siano dei telai, poi ricoperte di carta trasparente, dentro sono illuminati, tridimensionali, una parata che fanno tutti gli anni con guerrieri, personaggi della mitologia giapponese. Sendai invece è proprio una festa, la festa delle stelle cadenti. Poi torniamo invece alle località, c'è Tokyo, c'è il Fuji. Quindi qui ho scritto, diciamo, una base di storia che già è stata modificata per le ragioni che vi ho raccontato, poi di fatto abbiamo fatto una scaletta sedendoci a tavolino, abbiamo scelto le località da toccare piuttosto che no, quindi Kyoto, Osaka, c'è Hiroshima, è arrivata la pioggia, che bello. Le terme di Beppu, Okinawa, e poi la storia deve finire in qualche modo. Il topino, che è il più piccolo, gli animali, tutti hanno rintracciato il pappagallo, nessuno è riuscito a prenderlo. Il pappagallo in alcune pagine compare molto facilmente, molto visibile, per esempio in questa, in altre bisogna cercarlo, e qui c'è un altro strato, un altro livello del libro, diventa un libro da giocare, semplicemente per rintracciare dove è finito il pappagallo. Questo, devo dire, non ci avevo pensato più di tanto mentre lo stavamo facendo, me ne sono accorto facendo incontri con le classi e proiettando il libro esattamente come sto facendo oggi, perché i bambini la prima cosa si fanno a gara chi trova per primo il pappagallo. Qua per esempio, e qua in basso, lo vedete? Ci sono immagini in cui, vabbè, qua in alto si vede bene, ci sono tavole in cui bisogna cercarlo un po', e quindi anche questo diventa una lettura. Poi la lettura può essere andare a vedere ogni singolo dettaglio, come sono vestiti i personaggi, eccetera, ma arriviamo alla fine della storia. 11 hanno provato e fallito. Il topo è il primo che ha un'idea. Perché non gliene compriamo un altro uguale?
Allora, spesso nelle storie, diciamo, tradizionali che hanno in Oriente, che hanno per protagonisti animali dello zodiaco cinese, perché questa chiaramente non è la prima, il topo è il piccolino, quello intelligente, quello scaltro, furbo, quello che risolve le situazioni, e qui effettivamente risolve. Gliene prendono un altro, glielo portano, dicono: imperatore, abbiamo trovato il pappagallo. E, e l'imperatore è molto, molto contento, molto soddisfatto, dice: bravi, proprio i miei servi più fedeli. E poi c'è il finalino, a sorpresa, si girano, dopo un minuto risuona un urlo, un grido nel palazzo dell'imperatore, è scappato il pappagallo dell'imperatore. Forse dovevano prenderglielo finto. E qui c'è un'ultima pagina solo illustrata in cui di nuovo tutti corrono per acchiapparlo. Poi, non solo per questo libro, anche per gli altri, è prevista una leggenda per cui alla fine del libro i bambini possono scoprire ancora qualche piccolo dettaglio, ancora qualche piccola cosa sulle località, sulle feste che hanno visto durante il libro. E c'è anche la spiegazione sui segni zodiacali, quindi all'inizio non viene assolutamente detto, sono 12 servi, sono degli animali, non sembrano degli animali, punto. Alla fine c'è anche la spiegazione che ti dice quegli animali fanno parte dello zodiaco cinese, che non è lo stesso zodiaco occidentale, eccetera, eccetera. C'è la storia della leggenda, ci sono tutta una serie di cose, c'è anche una piccola colonnina per verificare che animale sei. Quindi ci sono, sapete che lo zodiaco cinese funziona non con il mese ma con gli anni, e che gli anni sono scalati perché il loro capodanno non corrisponde a quello occidentale, il loro capodanno è a febbraio, per cui si parte da febbraio e febbraio si è sotto un animale piuttosto che un altro.